Una ex caserma e un vecchio edificio scolastico si trasformano in quattro appartamenti a canone sociale, frutto di un piano di edilizia residenziale pubblica. Accade a Spoleto, in piazza San Gabriele della Dolorata, a cui si riferiscono le immagini a Croce Marroggia, dove sono stati assegnati quattro alloggi ad altrettante famiglie che ne avevano fatto richiesta. L'intervento è stato effettuato dall'ATER, Agenzia Territoriale per quelle che un tempo si definivano case popolari, con oltre 550.000 euro di fondi regionali. Gli alloggi sono stati consegnati ufficialmente ai quattro nuclei familiari che si trovavano nella graduatoria comunale spoletina. Questa accoglie complessivamente 368 domande e sono complessivamente 10 le case assegnate a Spoleto dall'inizio del 2016 ad oggi. Se ne annunciano altre 9 per i prossimi mesi.